Sì, eccomi tornata con un nuovo video e oggi voglio parlare di un sito che ha delle cose fighissime. Sapete che spesso, insomma, giro un po' su internet e tutto quanto e ho trovato un sito con il quale ho collaborato, quindi sapete che ve lo dico sempre quando è una collaborazione, e appunto si tratta di un sito inglese che si chiama paladone.com, che ha la particolarità di avere tutti quanti oggetti molto strani, particolari, cose, io li definirei più idee regalo, insomma, cose molto carine, strane, particolari da regalare. E ci tengo a dire che ho ricevuto i prodotti che adesso vi mostro gratuitamente, ma non sono stata pagata per fare questo video, non sono stata costretta a fare questo video, anzi lo sto facendo io di mia spontanea volontà, quindi sapete che ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto. E niente, ho scelto tre prodotti e devo dire che sono uno più carino dell'altro, non so nemmeno bene da quale iniziare. Devo dire che queste sono le collaborazioni che rendono più felice il mio ragazzo, perché una volta tanto non arrivano trucchi e creme, cremine, ma cose, diciamo, un po' più carine, più diverse, diciamo, proprio per la casa. La prima cosa che vi voglio mostrare è la sua preferita, che è questa lampada Tetris. Nel frattempo vedrete varie foto, insomma, varie immagini e video. Si tratta di questa lampada, è veramente fatta benissimo. Si tratta di un vero e proprio Tetris, cioè la base che è quella blu, che diciamo è l'unica costante che non si può cambiare nel montaggio, chiamiamolo così. E quella blu appunto farà in modo che tutti quanti i cubi che andrete a mettere sopra si illumineranno, come potete vedere. E il risultato finale è una composizione assolutamente carinissima, un soprammobile se così vogliamo definirlo, e particolare, diverso dai soliti. Si attacca dietro a un cavettino, un tasto di accensione. Potete fare mille combinazioni veramente diverse. Qui io penso che il mio ragazzo ci sarebbe stato anche un pomeriggio intero a giocare a decidere quale fare, perché obiettivamente è veramente carinissima e puoi fare 3000 cose diverse. L'unica cosa che ci tengo a dirvi è che tutte le cose che adesso vi mostro sono arrivate compresa inglese, che non è assolutamente compatibile con la nostra, quindi vi dovete munire di un adattatore di questo genere, che è di questi qua fatti in questo modo. Sono andata semplicemente a un negozio e ho chiesto il convertitore da spina inglese a spina italiana, perché altrimenti non va. Comunque questo qua lo potete trovare nei vari negozi di elettricità su Amazon, quindi lo trovate facilmente, però ecco, soprattutto se volete regalare a qualcuno delle cose che stanno su questo sito, vi consiglio di metterci anche questo perché ci rimarrete malissimo come è successo a me. Un'altra cosa veramente carinissima è questo filo di lettere in stile scarabeo. Tutte quante sicuramente conoscerete scarabeo, tranne il mio ragazzo che non ci ha mai giocato. Cioè, vi sembra normale? No! È questo filo di lettere luminoso, veramente bellissimo. Ovviamente le lettere le potete attaccare voi con degli stickers, come potete vedere. E potete creare la frase, la parola, insomma, quello che più vi piace. Fate conto ci sono 10 spazi. Infatti, la cosa più complicata per noi è stato decidere cosa scrivere. Perché, cioè, eravamo proprio indecisi, non sapevamo che scrivere. Alla fine abbiamo scritto Sweet Home. E in questo modo l'abbiamo poi posizionata su una parete del soggiorno. È veramente carinissima, soprattutto da accesa. L'effetto è veramente molto 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 carino e bisogna un po' magari capire come metterla, nel senso per nascondere i fili e tutto quanto. Adesso noi l'abbiamo un po' accroccata così, non so se rimarrà definitiva in questo modo, ma è veramente molto carina anche magari da mettere dietro la testiera del letto. Ora in questo caso noi abbiamo già le foto, quindi non è il caso di mettere altre cose, però è un'idea veramente molto 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 carina. Ultimissima cosa è la tazza di Pac-Man, cioè intanto vogliamo parlare di quanto è bella ed è una tazza termica, quindi al momento che ci andate a versare qualcosa di caldo cambierà colore, o nel senso non cambierà proprio colore, ma compariranno i personaggi di Pac-Man con proprio tutta la storia. L'unica accortezza è che questa tazza non va nel microonde, per fortuna che l'abbiamo letto perché noi abbiamo il vizio di fare sempre il latte caldo al microonde, e questa qui non va nel microonde, ma come potete vedere al momento che ci andate a versare all'interno il latte e all'interno, non all'esterno come ho fatto io, e potete vedere che piano piano compariranno tutti quanti i personaggi di Pac-Man, tutto quanto il percorso, i punteggi. È una cosa che avviene abbastanza lentamente, nel senso non è che appena versate il latte spam appare tutto, no.
Però è veramente molto 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 carina e secondo me questo è uno dei regali più carini da fare, perché poi chi è che non ama le tazze, che non ama ricevere tazze? Cioè, sarà che quando mi regalano le tazze sono contentissima e obiettivamente penso anche e soprattutto per un ragazzo che fare i regali è sempre più complicato e è una cosa veramente particolare e diversa dal solito. E niente ragazze, io ci tenevo a farvi vedere queste tre cosine perché appunto trovavo che sono cose diverse dai soliti regali, dalle solite cose. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa vi piace di più. Io se dovessi scegliere non saprei, onestamente. Devo dire che le lettere luminose le trovo veramente troppo troppo carine. Se non avessimo questi qua dietro probabilmente le avremmo messe qua nella camera da letto. Quindi aspetto i vostri commenti, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!